dell'intervento. Continuiamo, penso, un po' la stessa tematica territoriale con la professoressa Agata Spaziante del Politecnico di Torino su sviluppo rurale, sfide e opportunità. Lei ci aiuterà non solo a entrare nel merito sempre del territorio, dell'urbanizzazione, ma anche della problematica che è la produzione di quello che poi in qualche modo è il nostro bene primario, perché è il nostro cibo. Bene, buonasera, spero di riuscire a rendere sopportabile questo lunghissimo pomeriggio molto intenso e cercherò di essere breve, quindi già vi anticipo che lascerò a disposizione una presentazione che sarà sicuramente molto più completa e lunga di quanto io cercherò di riassumere. Allora, io faccio questa breve premessa. Scusate, ho sbagliato tutto. Eccola qui. No, l'ho ritrovata, sì, credevo che fosse già su. Scusate. Ok, ci siamo. Dicevo che faccio questa breve premessa, ovvero in questi giorni si è parlato sostanzialmente di città, non solo di città naturalmente, ma diciamo molto di città, e si è diciamo puntato molto alla lettura, all'interpretazione sia del passato che anche dei possibili futuri. Io vi propongo un cambiamento di ottica. Innanzitutto parlerò di campagna, in particolare di sviluppo rurale. Poi vi cercherò di esporre appunto velocemente qual è, diciamo, in un certo senso il contenuto e la finalità di uno strumento di governo, il che vuol dire non qualcosa solo per interpretare, ma qualche cosa che si propone di dare delle indicazioni sul cosa fare, vedremo con luci ed ombre, e in particolare parlerò di un attore particolare che ha delle grandi possibilità e potenzialità, anche delle grandi responsabilità, utilizzate, diciamo, non sempre al meglio. Questo attore è l'Unione Europea. Su tutta questa materia è certamente un attore che si propone una serie di risultati, non sempre questi risultati sono, diciamo, adeguati rispetto alle aspettative. Questa quindi è la mia premessa, proprio perché vorrei che almeno ci fosse qualche breve lancio su che cosa si sta facendo per ridurre quel prelievo di risorse di cui si è parlato in questi giorni. In particolare lo vediamo dal punto di vista, io mi occupo di urbanistica, diciamo nel mio passato mi sono occupata soprattutto di città, negli ultimi anni mi sono occupata invece di territorio rurale molto di più, proprio perché attorno al territorio rurale, al rapporto tra città e campagna, si gioca una di quelle competizioni per gli usi urbani di cui si è parlato anche in moltissimi degli interventi di questi giorni, proprio perché il suolo è una risorsa primaria, fondamentale, esauribile, perché soprattutto quello di caratteristiche adatte ad un uso agricolo è sicuramente molto prezioso, che dà al nostro paese delle grandi opportunità. Le immagini ultime della presentazione di Caterina Mele erano assolutamente significative di questo, che non utilizziamo sempre al meglio, e quindi quello che io vi propongo è di avere una qualche attenzione al fatto che in realtà l'Unione Europea si è assunta su questo tema dei compiti e questi compiti hanno delle grandi possibilità, forse, e sarà poi la mia conclusione, su questo occorre lavorare anche con le discipline per poter avere a disposizione degli strumenti più efficaci. Allora,
È chiaro che l'agricoltura è mezzo essenziale, abbiamo parlato 7 miliardi di esseri umani, l'agricoltura ci serve per sopravvivere. Quindi è diciamo, una funzione, un'attività che ha bisogno di questa risorsa primaria ed è una risorsa primaria della quale non si fa sempre un uso saggio. Io parlerò in particolare però di territorio rurale, che vuol dire non solo quello che è utilizzato per l'agricoltura, ma molto più ampiamente quello che comprende anche parti non coltivate, che dal punto di vista ambientale per certi versi sono importantissime, perché sono quelle che in molti casi ci consentono la riproduzione delle risorse, la biodiversità, eccetera, hanno quindi una funzione dal punto di vista ambientale molto importante. E quindi questo è il motivo per cui proprio lo sviluppo rurale, ancor più che l'agricoltura, è in questa sede, in questa conferenza, certamente un argomento di grande interesse. Su tutto questo ovviamente tradizionalmente hanno prevalso soprattutto logiche economiche, quindi il modo in cui si è utilizzato tutto questo ha più che altro fatto attenzione alla capacità produttiva e molto meno alla componente ambientale che questo ha. Non sto a commentare i dati che abbiamo sentito varie volte, ma qui vi segnalo solo il fatto che la superficie urbanizzata in Italia è cresciuta per esempio enormemente, che si sono persi 3 milioni di ettari di superficie agricola utilizzata, quindi l'equivalente di 2 intere regioni, questo nel giro relativamente di pochi anni. Questo vuol dire che stiamo utilizzando una risorsa primaria in una maniera che in molti casi è diciamo, fortemente non responsabile. Allora, è importante riconoscere questo ed è importante riconoscere anche il valore che questa componente ha, non solo come fatto di tipo fisico, ma è anche un presidio del territorio, perché consente diciamo, la prosecuzione dell'attività agricola e la permanenza di villaggi, paesi e quindi praticamente di popolazioni sul territorio, perché ha un'importanza determinante evidentemente sul tema dell'alimentazione, che è molto all'ordine del giorno in questo periodo, e richiede quindi che si facciano una serie di interventi, per esempio sostenere il reddito delle imprese agricole di questi territori, proprio come contrasto al fatto che questo territorio venga o abbandonato o utilizzato male. Allora, negli ultimi anni, anche qui cerco di andare velocemente su queste informazioni che ci sono state diciamo, fornite in vario modo, anche l'agricoltura come attività ha avuto una profonda crisi e questo è uno dei fattori che ovviamente ha inciso negativamente anche sul modo in cui questo territorio può essere utilizzato. C'è stato un forte calo delle aziende in Europa e in Italia, un forte calo anche del reddito delle imprese, e questo è un fattore di debolezza di questo settore. Quindi ci sono in questo settore quindi forti contraddizioni, un po' come in tutto il nostro sistema in questi ultimi anni, anche se l'agricoltura per esempio ha utilizzato molte innovazioni per costruire un modello di produzione più efficiente, ma è invece molto meno avanzata la sensibilità, possiamo dire, e l'impegno per garantire la compatibilità tra efficienza economica da una parte, equità sociale e valorizzazione delle risorse naturali. Allora il problema che si pone è come conciliarle, da una parte economia e quindi sviluppo e dall'altra ecologia e quindi ambiente. E qui vengo all'attore a cui accennavo. Questo attore è l'Unione Europea, che consapevole evidentemente di questo problema, ha preso delle iniziative già da lungo tempo per sostenere almeno in parte diciamo, questo problema, per fare in modo che ci possa essere per le generazioni future la disponibilità di questa risorsa di cui stiamo facendo un uso in molti casi dissennato. E si è impegnata quindi da una parte su una politica agricola comunitaria, questo l'ha fatto soprattutto con una logica fortemente economica, anche perché come sappiamo ci sono stati dell'Unione Europea di grande importanza come la Francia e la Germania che sull'attività agricola diciamo, pongono delle pressioni molto forti,
E quindi quello che invece io vi sottopongo non è tanto quindi il problema dell'agricoltura come attività produttiva, ma proprio quello dello sviluppo rurale, i programmi di sviluppo rurale che costituiscono quindi la sfida europea per un'agricoltura sostenibile. E lo vediamo in questo senso. Il problema è, come dicevo, quello di conciliare il piano, diciamo, economico-produttivo e il piano ambientale, e la strategia verso la quale, diciamo, sono orientate queste iniziative sono quelle per puntare sulla diversificazione, che è un modo anche per mantenere o per aumentare la biodiversità, la sostenibilità, la multifunzionalità. Sono gli aspetti dello sviluppo rurale che ci consentono di avere, diciamo, buone prospettive per il futuro. Naturalmente, per perseguire questi obiettivi occorre dare priorità soprattutto all'uso delle risorse pubbliche, ad obiettivi di tipo pubblico, cioè come salvaguardare l'ambiente e l'occupazione, e al fatto di sostenere imprese multifunzionali ad alta intensità di lavoro, quindi aumentare la capacità di essere un presidio di queste attività. Ci sono fondi europei molto consistenti per lo sviluppo rurale e vi do la dimensione in un certo senso di questo, tenendo presente che la politica agricola comunitaria, quindi il settore dell'agricoltura, nel periodo di programmazione 2007-2013, che è quello che sta terminando quest'anno, ha avuto il 34% del totale del budget dell'Unione Europea, ripartito però su due pilastri. Un pilastro, che è il primo pilastro, che ha l'85% del bilancio e va tutto all'agricoltura come attività produttiva, e un 15%, quindi una parte molto minoritaria, che invece va allo sviluppo rurale e quindi a quella declinazione dell'attività agricola che soprattutto vede l'agricoltura come componente importante dell'ambiente. Quindi chiaramente è una parte molto minoritaria dei fondi che sono assegnati. La politica agricola comunitaria propone tutta una serie di obiettivi, l'ammodernamento delle strutture agrarie, diversificazione delle attività, eccetera, ma certamente dà poca attenzione, come dire, alla componente ambientale. Invece lo fanno soprattutto questi, i programmi di sviluppo rurale. La programmazione europea a diversi livelli è una macchina molto complessa. Nei programmi di sviluppo rurale, che sono quelli appunto a cui che vi segnalo, diciamo, sono programmi che hanno quattro linee di azione: competitività, quindi più di carattere economico, ambiente, dell'asse che interessa soprattutto dal nostro punto di vista, qualità della vita e diversificazione, e l'approccio leader, che significa il sostegno a quelle piccole attività di piccola dimensione, soprattutto nelle aree marginali, che servono proprio a questa funzione di presidio nei territori, per esempio montani, per esempio di valli, dove l'attività è piuttosto debole. Allora, questo PSR quindi è uno strumento per contrastare le minacce all'ambiente anche da un'agricoltura aggressiva, perché l'agricoltura è un'attività che può essere fortemente aggressiva dell'ambiente. È un programma che vede una pluralità di attori e soggetti, quindi questo è molto importante perché richiede il coordinamento e la coesione, possiamo dire, di diversi tipi di attualità di agricoltori, ma anche di pubblico interessato in qualche modo, e richiede quindi da questo punto di vista anche un coordinamento, una funzione di regia che è affidata nel nostro paese alle regioni, che ha un effetto importante anche dal punto di vista dell'organizzazione istituzionale. I principali servizi ecosistemici, che vuol dire le ricadute ambientali favorevoli all'ambiente che possono venire da queste attività, sono soprattutto sostegno alla biodiversità, la regolazione del ciclo idrico, la mitigazione del dissesto idrogeologico, conservazione e valorizzazione del paesaggio e il sostegno allo sviluppo locale. Quindi sono tutti obiettivi fortemente orientati a questa finalità di carattere ambientale e sociale.
Naturalmente questo cosa vuol dire? Che proprio questi programmi di sviluppo rurale possono avere una funzione dal punto di vista della risorsa primaria suolo, in un certo senso, una funzione molto importante, perché possono e devono farsi carico della marginalità del territorio rurale, diciamo, più debole, della valorizzazione della biodiversità e della qualità delle acque e della difesa del territorio, non solo, ma proprio di quella funzione anche di tipo sociale di cui parlavo, il presidio al territorio. Ci sono quindi delle specifiche misure, per esempio legate alla montagna, che è un territorio in molti casi marginale, in cui ci sono delle azioni specifiche che questi diversi assi possono sostenere con finanziamenti, a fronte del fatto che gli agricoltori beneficiari di questi fondi si impegnino in un certo senso a svolgere le loro attività secondo certe indicazioni che hanno proprio questa finalità di salvaguardia di tipo ambientale. Una seconda cosa che vi volevo proporre come argomento è il fatto che sempre l'Unione Europea, nella linea che un po' ha assunto in tutto il terreno di pianificazione e programmazione, ha preteso in un certo senso che questi programmi fossero accompagnati da un particolare strumento, che è la valutazione ambientale strategica, diciamo familiarmente detta VAS, la quale ha lo scopo di accompagnare i programmi con uno strumentario, possiamo dire, di valutazione che serve a verificare in maniera continuativa e per tutto il periodo gli effetti di tipo ambientale di piani e programmi. Questo strumento, la VAS, è quindi un armamentario di tipo tecnico-scientifico in questo caso, e quindi ecco perché in un certo senso il tema scienza e futuro di questa giornata, diciamo, mi sembra il quadro giusto per questa tematica. La VAS quindi ha un suo armamentario di tipo tecnico-scientifico, soprattutto di metodo, possiamo dire, che prevede tutta una serie di passaggi totalmente definiti e molto controllati dalla Commissione europea per garantire che, a fronte di questa grossa quota di finanziamenti, ci sia un'opportuna ricaduta di tipo ambientale. Quindi questa VAS, per valutare gli effetti, e io qui andrò invece molto rapidamente, è quindi uno strumento metodologico, e alcune esemplificazioni poi nella presentazione sono contenuti, ma io le passerò un po' rapidamente, che corrispondono a una direttiva europea. Questa direttiva ha messo in piedi, diciamo, in un certo senso, questo strumento di controllo dell'efficacia ambientale di piani e programmi che si applicano anche a questi programmi di sviluppo rurale. È uno strumento di valutazione che è composto di, diciamo, tre periodi. C'è una valutazione che viene fatta precedendo in un certo senso il programma, una durante l'attuazione del programma e una che viene invece prevista come bilancio alla fine. Quindi, diciamo, una struttura di questo tipo, di cui è definita molto precisamente la tempistica e il controllo. Una delle cose che mi sembrano molto interessanti è questa. Questa VAS è uno strumento che in realtà è stato applicato poi anche, è previsto per tutti i piani, anche tutti i piani urbanistici. Quindi tutto quello che ha a che fare con il governo del territorio è accompagnato da una valutazione ambientale strategica, ma quello che qui è molto interessante è che il controllore di questo strumento è la Commissione europea, e questo controllore ha messo in piedi una strumentazione di tipo tecnico molto precisa che richiede determinate caratteristiche qualitative di quello che viene prodotto. E tutti sappiamo quanto invece la nostra prassi, possiamo dire, di fare i piani sia assolutamente insoddisfacente. La valutazione ambientale strategica dei piani è in molti casi una pura formalità con pochissimo contenuto dal punto di vista tecnico, quindi diciamo, il fatto di avere invece una occasione costituita,
Un'occasione costituita da questa valutazione, che invece ha un sorvegliante, possiamo dire, molto esigente da questo punto di vista, è dal punto di vista tecnico scientifico una grande occasione che, a mio giudizio, non è stata poi così ben utilizzata, perché le VAS dei programmi dei PSR regionali non sono tutte state condotte in una maniera così esemplare. Scorro un po' velocemente alcune di queste indicazioni, che ci dicono solo qual è la sostanza, che voglio dire, di questa metodica, che da una parte l'Unione Europea ha proposto in un certo senso degli strumenti con una finalità di carattere ambientale accoppiata allo sviluppo di tipo agricolo. Dall'altro ha accompagnato questo con uno strumento di tipo tecnico come la valutazione ambientale strategica, con lo scopo di garantirsi in qualche modo la qualità del risultato. Quello che a cui dobbiamo riflettere, e saranno poi le mie conclusioni, è proprio il fatto, quindi questo ve lo qualche immagine la scorriamo velocemente: il territorio rurale è a rischio, il territorio rurale è prezioso per la biodiversità, e non ho bisogno di aggiungere altro perché è molto evidente. Abbiamo un patrimonio rurale che addirittura è patrimonio dell'umanità, in molti casi lo è stato per alcuni territori, è in lista di attesa per essere giudicato tale, cioè è anche un patrimonio culturale oltre che un patrimonio fisico, possiamo dire. Il modo in cui trattiamo questo territorio, con diversi modi di coltivazione, diversi modi di sfruttamento del suolo, è uno dei problemi su cui evidentemente, con i programmi di sviluppo rurale, con queste valutazioni, occorrerebbe riflettere a lungo. Allora, non vi lascerò tutto questo come promemoria, perché mi pare che il concetto, pensate che di questi PSR se ne sono fatti 88, perché tutti i 27 Stati membri ne hanno dovuto fare almeno uno, e noi che abbiamo 20 regioni ne abbiamo fatti 22. Quindi è uno strumento che ha avuto una forte occasione di sperimentazione. Vi salterò gli elementi operativi della VAS, che sono un apparato tecnico abbastanza complesso, con un rapporto ambientale, la produzione di una serie di indicatori che richiedono il rispetto di una serie di norme, non solo, ma anche di utilizzo di fonti che sono definite, eccetera. Tutto questo ve lo salto, e vorrei invece andare a un punto finale, perché io cercherò di essere, è un corpo piuttosto complesso di elementi che fanno parte di questo, e vorrei andare invece ad una indicazione finale, ed è questa. Quindi questo è un promemoria, possiamo dire. Allora, positività: ci sono degli elementi positivi di tutta questa vicenda, che è durata 7 anni nella precedente programmazione, che nella prossima programmazione avrà una nuova occasione. Questi elementi positivi sono sicuramente l'apprendimento collettivo, che è un fatto molto positivo, il coinvolgimento di molti soggetti, una serie di elementi di sorveglianza e di reporting attraverso tutto questo corpo di elementi che ho ricordato. Ma ci sono delle criticità, ovvero molti di questi livelli, la tortuosità di questo percorso, una visione dei ruoli che non è sempre molto chiara, il rischio di una conflittualità in alcuni casi abbastanza poco ben vista in un certo senso, la difficile interpretazione di chi debba fare questa valutazione, e anche il rischio di una autoreferenzialità, sono dei rischi a cui bisogna in un certo senso prestare attenzione. Ce n'è stata fatta infatti una interpretazione in molti casi abbastanza discutibile. Quindi quello che possiamo chiederci è se avremo uno sviluppo rurale più virtuoso grazie a tutto questo. Direi, per il momento non sarei così ottimista, perché l'applicazione, come vi dicevo, non è stata così soddisfacente, ma abbiamo un nuovo periodo di programmazione, e qui si aprirebbero una serie di considerazioni su che cosa si potrà fare sulla base dell'esperienza già fatta per arrivare invece ad una modalità di conduzione di tutta questa programmazione in modo diverso. Questo significa praticamente poter
poter agganciare, ed è quello che l'Unione Europea intende fare, tutto questo al nuovo complesso di finalità del Horizon 2020, che fa da sfondo in un certo senso alla prossima programmazione, qui le saltiamo tutte, e vi direi, vorrei chiudere con una considerazione. Quindi, diciamo, su Horizon ci sono alcune già indicazioni su che cosa si potrà fare nel prossimo periodo, in cui possiamo sperare in un certo senso di avere maggiore efficacia. Faccio questa ultima chiosa in un certo senso dal macro al micro. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà, oltre alla grande programmazione, alla grande linea degli interventi, io vorrei che si tenesse anche in considerazione che il territorio può migliorare e l'ambiente può migliorare anche attraverso micro attività, e quindi per esempio l'utilizzo di agricoltura urbana nelle aree urbane, proprio utilizzando in un modo nuovo, innovativo, utilizzando in maniera debole, in maniera anche temporanea, quindi immaginando una serie di usi in un certo senso un po' inconsueti, quelle porosità che ci sono anche nelle città, che sono le aree verdi pubbliche e private che i comuni oggi non riescono più a mantenere, ma anche tutta una serie di altre valenze che si possono trarre proprio dall'utilizzo di spazi agricoli che finiscono con l'essere addirittura piccole valenze sociali oggi piuttosto utilizzate. Tant'è vero che si sono diffusi i parchi agricoli, che i comuni, come Torino ha fatto un progetto Torino Città da Coltivare proprio per proporre questi utilizzi deboli, possiamo dire, che diciamo, fanno anche in un certo senso un po' da ammortizzatore su certe difficoltà che oggi hanno alcune fasce della popolazione, e questo, diciamo, anche altri comuni lo stanno facendo. Quindi questo spazio anche all'agricoltura urbana significa dare una sensibilità micro del singolo individuo, come sappiamo importantissimo per ottenere un risultato collettivo. Se pensiamo a quello che è successo con i rifiuti, solo quando la popolazione ha cominciato a imparare che non poteva buttare le cicche per terra e le carte andavano messe nel cestino, in un certo senso è un po' cambiato il rapporto con il problema dei rifiuti. È quello che, a mio giudizio, si può pensare di fare anche con il rapporto con il territorio, rurale. E per chiudere, quindi, vi propongo, e l'ho già sbagliato, ma comunque, vi propongo soltanto, diciamo, in un certo senso questo. In un certo senso tutto questo dovrebbe consentirci di dare delle raccomandazioni, perché proprio attraverso l'utilizzo migliore di tecniche, metodi, ma anche di una buona, diciamo, aggancio di questo con una sensibilità diffusa e un coordinamento dei vari livelli istituzionali, si possa ottenere un migliore uso di questa risorsa primaria. Grazie. Grazie professoressa Spaziante. Mentre la collega va a preparare le slide per l'intervento del dottor Marchetti, io pongo una domanda, volevo porre una domanda invece alla professoressa Spaziante. Abbiamo visto in questi giorni l'analisi del ciclo vita dell'LCA, no? Come strumento di valutazione più legato a prodotto magari, ma comunque tenendo conto dei processi che stanno anche dietro questo prodotto. Allora mi chiedevo se la VAS in qualche modo ha capacità di rapportarsi con l'LCA, tenuto conto che è abbastanza codificata, ecco, a livello europeo. Ma per il metodo come è pensato adesso, come è stato impostato dalla direttiva, direi di no. È soprattutto una procedura che diciamo, prevede la elaborazione di una serie di contenuti tecnici che servono soprattutto per garantire la conoscenza dello stato di partenza e dello stato finale. Non la accosterei però, diciamo, all'LCA, perché è, diciamo, soprattutto pensata come accompagnamento, quindi anche per come è costruita, come accompagnamento alle procedure di pianificazione e alle procedure di programmazione, quindi molto meno come fatto
diciamo legato al prodotto tra virgolette, ma molto di più come legato invece al procedimento. Io non ho avuto modo di dirlo, ma alcune componenti importanti, per esempio la partecipazione, l'informazione, la comunicazione, tutta una serie di passaggi d'obbligo sono un fatto più di procedura che di contenuto. Grazie.